Eccoci qua. Ciao Anna. Avete riposato bene? Benissimo. Abbiamo dormito meravigliosamente in questo luogo silenzioso. Si sentono solo gli uccellini, il gallo, sì, prima si sentiva il profumo di miele. Veramente, veramente è tutto mellifero qui. Per lì ho provato appena appena una leggerezza, ma poco. Però diciamo nell'arco di un'ora è sparito completamente, è stata la prova concreta che ha avuto la sua efficacia, quello che mi aspettavo. Da un po' di tempo sto avendo questi dolori a questa spalla e mi alzo soprattutto a volte la mattina e non riesco a articolare, a tirare. Io sempre in consapevolezza ho fatto questo assaggio e devo dire che dopo un paio d'ore anche mi sono trovata a fare un movimento che di solito faccio e sento fatica, in quel momento non ho sentito assolutissimamente fatica, ma mi sono ritrovata con il braccio giusto. Veramente è stata una cosa. E a distanza di 12 ore, perché stamattina ti sei svegliata, hai notato che il beneficio di quella goccia aveva ancora effetto? Sì, sì, c'ha ancora effetto. E in realtà confermo, il miele è un messaggero, le api mi hanno dato proprio questa indicazione. Non si tratta più di un alimento. E questo miele è sicuramente uno strumento per insegnarci anche ad assumere un comportamento differente. Bisogna imparare ad essere consapevoli di quello che stiamo facendo su noi stessi. Quindi l'intenzione che noi mettiamo è fondamentale perché scaturisce un'energia da quello che posso dire di più. Grazie, grazie per questo messaggio e grazie per queste preziose testimonianze. Grazie. We'll be right back.